Palloncini Lilla come Lilla è il messaggio di SOS portato questa mattina in Piazza del Popolo da esponenti del Partito Democratico, associazioni, famiglie e Fondazione Fiocchetto Lilla preoccupate dal futuro dei centri di cura per il disturbo alimentare. Dopo l'annuncio del taglio di 25 milioni di euro per i centri e le conseguenti proteste, ieri il ministro Schillaci ha previsto 10 milioni con un emendamento al decreto mille proroghe, ma questo non ha fermato l'adesione di tante piazze a livello nazionale all'iniziativa dal titolo Chiedimi come sto. Una mobilitazione nazionale per lanciare un appello al governo Meloni. Vogliamo sostegno per i centri dei disturbi del comportamento alimentare. Le richieste dopo la pandemia sono aumentate del 30% purtroppo e quindi non è possibile ridurre le risorse e gli investimenti in questi centri. Noi in particolare a Pesaro, a Galantara, stiamo vivendo una fase difficilissima perché negli ultimi 2 anni sono iniziati a mancare diversi professionisti che hanno preferito lavorare fuori dalle Marche. Ed è per questo che chiediamo di investire in questo centro. Oggi ci sono qua in piazza genitori di persone che soffrono di disturbi dall'anoressia, alla bulimia, alla vigoressia, ma anche tanti rappresentanti di associazioni. Chi ha disagi dell'anima, che comportano i disagi alimentari, deve essere tutelato perché non tutti hanno le possibilità di curarsi, nel senso che ci vogliono soldi, ci vuole una famiglia che ti accoglie, ci vogliono tante cose, quindi il servizio di medicina deve essere accessibile a tutti. Silvia è una mamma pesarese che ha affrontato con sua figlia un proficuo percorso a partire dal centro di disturbi da comportamento alimentare di Galantara. Centro potenziato nel 2017, ma che nell'ultimo biennio ha subito un vero e proprio smantellamento. Abbiamo avuto una grande fortuna di poter essere ricoverati il 4 luglio del 2022 nel primo centro delle Marche che avevano appena aperto, Villa Oasi a Monsano, ed è stata veramente per noi un dono. Mia figlia è rimasta lì 8 mesi, quindi un cammino lungo, importante, difficile, di sofferenza, per, sicuramente prima di tutto per mia figlia e poi per la famiglia. Un centro molto competente nel quale vengono seguite perché ancora logicamente è in funzione e spero che vada avanti in questo cammino, ognuno dalla psicologa, dal nutrizionista, dallo psichiatra, è un cammino che va fatto giorno per giorno, tutti i giorni. Quindi domanda, mia figlia è uscita, è un anno, fra 2 giorni sarà un anno che è uscita e siamo molto contenti perché stiamo continuando a crescere insieme, a fare questo cammino, però non è un cammino dal quale guarisci completamente. Non c'è l'antibiotico ancora e l'antibiotico è andare dai psicologi, lavorare insieme, continuare a non arrendersi e non solo la ragazza ma anche la famiglia dietro, quindi vuol dire un impegno economico che non tutte le famiglie possono permettersi e quello che noi chiediamo in questo momento alla Regione è di iniziare a mettere i fondi per rafforzare quello che c'è già, per rafforzare il Galantara che in questo momento è presente, ma è necessario che il personale aumenti. Non è possibile sottovalutare un tema che purtroppo devasta la vita di troppe persone in Italia. Circa il 5% della popolazione ancora ad oggi sta affrontando percorsi terapeutici difficili ed è per questo che nonostante il ministro Schillaci abbia garantito dopo l'annuncio della protesta i 10 milioni di euro, servono invece stanziamenti strutturali per poter consentire di assumere negli anni e non magari avere uno psichiatra a cui una persona affetta dai disturbi si affida e inizia un percorso e poi rischia purtroppo di perdere e interrompere tutto ciò che ha iniziato.